Sì, la flessibilità diventa un must con l'evoluzione che abbiamo in questi anni delle rinnovabili e direi che è una forma mentis che deve prendere tutti gli attori del mercato, quindi si parla sicuramente di tecnologie ma anche di comportamenti. Quindi si passa dai grandi impianti di pompaggio che per fortunatamente abbiamo ereditato dai nostri antenati allo storage a livello industriale, utility scale, ma anche a nuove tecnologie che si stanno proponendo. Quindi sicuramente l'idrogeno può essere uno degli strumenti di maggiore flessibilità, ma anche il power to grid nella mobilità elettrica. Ci sono tante tante tecnologie su cui investire, tenendo conto che la flessibilità diventa fondamentale in un sistema elettrico che diventa sempre più rinnovabile, quindi intermittente e meno programmabile. Possiamo distinguere due macrofasi, non necessariamente sequenziali, nel processo di riposizionamento delle utility, una di breve e una di medio-lungo termine. Nel breve termine, la discontinuità posta in essere dall'impennata dei prezzi accompagnata da alta volatilità, ci attendiamo che prosegua e che mantenga tenga sotto pressione di fatto sia i margini sia il circolante delle utility. Relativamente ai margini è necessario mettere in sicurezza il gross margin per garantire un adeguato customer lifetime value del portafoglio, questo attraverso metodologie più puntuali e data driven di stima, di forecasting, di monitoraggio e controllo del gross margin, algoritmi avanzati di trading, aging, risk management, ovviamente anche di strumenti IT, e mix di approvvigionamenti più ricchi, ad esempio contemplando contratti di lungo termine, quali i Green PPA. Relativamente al circolante, questo è il risultato, se vogliamo, di eccellenza del processo meter to cash, ma anche di leve di finanza. Nel medio-lungo termine, d'altro canto, il tema è quello della revisione, di sostanza della vision, e del posizionamento dell'utility in ottica net zero emission e creazione del valore condiviso. In questo senso ci attendiamo, diciamo, una trasformazione del settore e dell'ambition, e questo che deve contemplare l'impegno alle zero emission e un allineamento ai Sustainable Development Goal. Ma in tema di decarbonizzazione, probabilmente nel mondo dei trasporti è quello dove possiamo agire in maniera più decisiva. Sicuramente la mobilità elettrica, ma anche altri tipi di mobilità possono dare il loro contributo. Come A2A abbiamo rivisto l'anno scorso il piano, aumentando il nostro sforzo sulla mobilità elettrica, avendo un approccio, diciamo, un po' caratteristico della società. Quindi da un lato sicuramente un fast charge sulle strade extraurbane, insomma sulle grandi distanze, ma anche una slow recharge in ambito urbano. Ovviamente A2A gestisce delle metropoli urbane molto importanti, dobbiamo tenere anche conto della necessità dei nostri clienti di poter usufruire di ricariche lente durante la notte, insomma, quelle che noi chiamiamo overnight recharge.